Ciao a tutti, oggi sono stata invitata da Vanessa per un picnic a casa sua e siccome avevo poco tempo ma volevo preparare qualcosa di un po' sfizioso, ho pensato ad un acqua detox abbronzante. Infatti, ci sono adesso i primi soli e si ha voglia di abbronzarsi, però anche la pelle va preparata al meglio e quest'acqua, grazie agli ingredienti che tra poco vi mostrerò, oltre a idratare e depurare il nostro organismo, aiuta anche a preparare appunto la nostra pelle per avere un'abbronzatura perfetta. E allora vediamo subito quali ingredienti ho usato. Per preparare quest'acqua ci servono 15 pomodorini, 3 carote, 2 ravanelli, 4 fragole e 3 lamponi. Per prima cosa andiamo a pelare le carote e a tagliarle a pezzi. E le carote, come sappiamo, stimolano la produzione di melanina, quindi sono un ingrediente ottimo per l'acqua abbronzante. In più sono ricche di beta carotene e quindi aiutano anche la vista e proteggono i denti, quindi buonissime. Poi abbiamo i pomodorini che invece hanno un'azione rinfrescante, astringente e dissetante, quindi ottimi per un'acqua detox estiva. Uniamo poi le fragole e i lamponi che diciamo danno un sapore buonissimo a quest'acqua, davvero quest'acqua. Vi assicuro che è davvero davvero molto buona, ma oltre a essere diciamo buoni così da bere, questi frutti hanno proprietà antiossidanti e aiutano in più la produzione di collagene, quindi fanno benissimo alla nostra pelle. E infine i ravanelli invece che hanno un'azione disintossicante e calmante. Ecco, andiamo poi. Sono andata appunto, siccome avevo queste due bottiglie che avevo preso da Primark, che mi piacciono tantissimo, sono andata a dividere gli ingredienti dentro le due bottiglie, sono circa mezzo litro, quindi diciamo sono gli ingredienti vanno bene per 1 litro d'acqua. Io l'ho diviso per due visto che erano per me e Vanessa. Poi le ho lasciate una notte in frigo e il giorno dopo le ho portate a casa di Vanessa, che ha organizzato un picnic carinissimo. Anche lei ha preparato un sacco di cosine carine da mangiare. E se volete andare a vedere cosa abbiamo fatto in questo picnic, che cosa ha preparato Vanessa, vi lascio il link al suo video. E mi raccomando, se questa ricettina vi è piaciuta, non dimenticatevi di mettere un pollice in su. Fatemi sapere nei commenti se provate a rifare quest'acqua detox, se vi piace. E mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non siete iscritte per non perdervi i prossimi video. Ciao!